L'iniziativa editoriale di Enzo Rivellini, presidente e fondatore dell'Associazione Mezzogiorno di Fuoco, nonché europarlamentare aderente al gruppo del Partito Popolare Europeo. Presidente di Mezzogiorno di Fuoco, propone Il Vento del Sud, un quotidiano online di prossima uscita. Ma Vento del Sud è la voce di Mezzogiorno di Fuoco, che è un movimento politico-culturale che finalmente vuole ritornare alle origini, in una politica che ormai è una maionese impazzita, in una politica che non rappresenta più nessuno, i politici sono nominati, la comunità italiana e meridionale non è rappresentata a livello politico. In questo quadro noi abbiamo fatto un movimento dal titolo significativo, Mezzogiorno di Fuoco, perché oggi in Italia credo che non ci siano i moderati, ci siano gli incazzati, gli arrabbiati, un popolo che non riesce a capire perché ad esempio si dà una mano a questo governo Monti, che è rappresentanza europea dei banchieri, degli usurai, e che ha dato la bellezza di 41 miliardi di euro di tasse dall'inizio dell'anno ad oggi agli italiani, destinando di questi 41 miliardi di euro 35 miliardi per salvare la Grecia e 6 miliardi per il fondo salva stati, neanche un euro per il popolo italiano che soffre, che non riesce ad arrivare a fine mese. Un movimento che vuole ritornare alle nostre origini, siamo italiani, apparteniamo all'Italia e quindi non ci sono in Mezzogiorno di Fuoco velleitarismi secessionistici o separatisti. Apparteniamo all'Italia perché siamo nati in Italia, l'Italia di Dante, che certamente non è nata con l'Unità d'Italia. Dante era nato molto prima del 1861, eppure nessuno nega che non sia stato un italiano. Ma all'interno dell'Italia noi dobbiamo in qualche modo interessarci della nostra comunità, della matria oltre che della patria, portando avanti questioni importanti, come ad esempio la questione sulle assicurazioni, la questione della rappresentanza del nostro popolo che con questa euro e con questa Europa non riesce ad andare avanti, questioni relativamente al credito, questioni relativamente a Basilea 3, e gli imprenditori che mi ascoltano sanno di che cosa parlo. Quindi una battaglia vera politica nel senso della polis, dell'interesse della gente, e Vento del Sud, il nostro giornale e il nostro megafono. Ecco, l'impressione è che Mezzogiorno di Fuoco intenda essere sempre più soggetto politico autonomo, seppure nell'ambito del centrodestra. È questa l'impressione giusta? Ma io non so che cosa vuol dire oggi nella testa degli italiani politico, la politica, il politico. Sicuramente non è un'eccezione positiva per gli italiani. E questo è un errore, perché la politica è interessarsi del bene comune, interessarsi in modo positivo. E se politica vuol dire interessarsi della tua comunità in modo positivo, beh, allora noi siamo un movimento politico. Se politica è politico, vuol dire la rappresentazione che oggi dà il Parlamento italiano, con personaggi nominati che nessuno conosce. Io credo che il 50% dei deputati a Montecitorio non ha mai fatto un comunicato ANSA, non ha mai fatto un giro per una sezione politica, di destra e di sinistra, non è che qua addebitiamo a qualcuno la colpa, addebitiamo all'intero ceto politico, perché il Porcellum lo hanno voluto tutti e nessuno si tirasse indietro in maniera indegna. Se quindi politica vuol dire questo, non siamo politici. Se invece è l'eccezione positiva della parola, noi siamo politici. Ecco, veniamo alla questione nazionale, al futuro del PDL. Recentemente il Presidente del Senato Schifani ha esortato l'ex Premier Berlusconi a dire la verità, a parlare chiaro, far sapere cosa vuole fare di questo soggetto politico. Ma che cosa vogliono fare i partiti dei loro soggetti politici, non il PDL? Io non credo che il PD o l'UDC attraversino un momento migliore del PDL. Nel momento stesso in cui crolla il PDL come sondaggi, una persona di media intelligenza si aspetta che l'UDC e il PD crescessero a livello di consenso, e invece scendono ambedue. Scende anche la Lega dopo gli scandali che sono accaduti negli ultimi mesi.
Quindi io non credo che ci sia una problematica relativa al PDL, c'è una problematica relativa a questa politica, a questo modo di far politica che non è finito, è ormai sepolto, dobbiamo guardare oltre. Non so se Berlusconi, Bersani, i leader che oggi ci rappresentano hanno pienamente capito qual è il distacco siderale dalla società, dal cittadino. E se non lo hanno capito siamo veramente in un momento di grande difficoltà ed è un momento pericoloso. È ridicola ad esempio la barzelletta della legge elettorale. La mattina si incontrano i tre o quattro che governano la nostra politica nazionale, stabiliscono una legge elettorale perché pensano che con questa legge elettorale che concordano si può mettere fuori gioco un piccolo partito, un partitino. Poi il pomeriggio escono i sondaggi, si accorgono che i partitini stanno diventando loro e quello che hanno deciso la mattina non è più valido, devono reinventarsi una nuova legge elettorale. E nel frattempo il popolo non riesce ad andare avanti, non riesce a mettere il piatto a tavola, non riesce a capire di che cosa parliamo. Ecco, io credo che nessuno dei partiti oggi ha l'autorevolezza per dare risposte positive, che bisogna sollecitare una classe politica che pure c'è e che in questo momento è in sonno a darsi una sveglia, che bisogna ripartire dalle nostre antiche storie perché solo chi ha radici, solo chi ha un passato può avere un futuro e bisogna ritornare fra i cittadini. Sembrerebbe strano che un politico, io sono un politico, orgogliosamente politico, svolgo il mio mandato di europarlamentare, di presidente dell'associazione Mezzogiorno di Fuoco, in un momento così difficile, mentre gli altri si chiudono e si rifugiano nel palazzo, noi annunciamo un tour in tutte le maggiori piazze del Mezzogiorno d'Italia per la presentazione di un video e delle nostre proposte politiche. Mentre loro si chiudono nel palazzo, Mezzogiorno di Fuoco invece va con i cittadini, per i cittadini, fra i cittadini. Bene, buon lavoro, in bocca al lupo per Mezzogiorno di Fuoco e per il Vento del Sud. A voi tutti grazie per la cortese attenzione. Taccuino Politico della Campania, come sempre, tornerà domani alla stessa ora.